Benvenuti a tutti ragazzi, finalmente siamo di nuovo su Dark Souls Pre-Party Edition. Scusatemi per la lunga attesa, ma abbiamo avuto piccoli problemi con dei vlog, ovvero piccoli ritardi sulla tabella di marcia. Ho preferito fare prima quei due vlog, caricarli e poi proseguire con la nostra piccola serie di Dark Souls. Chiamiamola piccola, giusto per fare una battuta. Allora, eravamo rimasti alla prima parte della città infame, adesso proseguiamo con la seconda parte. Allora, qui sempre imparate perché dovrebbe esserci un bacarozzo che ci spada. No, non c'è più. Ok, bene così, queste cose mi rallegrano molto. Allora, eravamo morti come degli stronzi, anzi come uno stronzo, perché sono io quello che sono morto. E infatti lì dove c'è quella fumagina ver... Cazzo, che cazzo, cadono le cose? Ah, qui c'è uno stronzo. Muori, brutta merda strusciante. I cani. Ecco qui un cane. Oh, cazzo, il fuoco. Merda, 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 merda. Se muoio di nuovo, perdo un sacco di belle anime. Che non ricordo quante ne erano, ma ne erano tante. Che noi dobbiamo andare là sotto, se non sbaglio. Oh, cazzo, le freccette. Porca puttana. Cazzo voi. Ragazzi, attendete quando fanno quell'urlo perché vi fanno la presa e fanno un sacco di danno. Voi sganasciateli e non avrete problemi. Ok. Qui c'è una scaletta. Sì. Scendiamo. Dobbiamo stare attenti a quel ciccione perché io non mi aspettavo minimamente che quel ciccione di merda mi aggredisse lì in quel modo lì. E quindi come il cretino in parata sono caduto giù. Come un fesso, possiamo dirlo. Senza censure. Allora, eccolo qua. Un altro bastardo. Un messaggio. Qui. E lo so che qui però c'è questo stronzo che ci sta aspettando. Scendiamo. Lo attiriamo. Lui inizierà a salire. E noi saliremo anche noi. Allora. Vieni, bastardo, vieni. Olè. Olè, olè, olè. Morto. Cazzo, ce ne sono un altro. Ma questo qua che cazzo c'ha in mano? Un bonga gigante. Ma che ti fai di crack? Se vi ricordate all'inizio dell'altro video ci avevano droppato qualcosa, ma poi sono morto. Cioè, veramente non sono morto, lui è caduto. Però quelle anime io le voglio. Porca puttana. Faccio? Butto via tutte queste anime. Ragazzi, 15.000 anni, non so se mi spiego. Lì c'è di nuovo quel grasso di merda. Dovrebbe esserci. Oh merda! Oh ciccione, 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 ciccio bombo! Ah, corri Forest! Oh cazzo, mi buttavo giù da solo. Allora, mettiamoci qui in un angolo e curiamoci. Il ciccione di merda, vaffanculo cicciabombo. Ma cazzo vuoi da me? Ma cazzo vuoi? Ma vaffanculo, sto ciccione del cazzo. Ok, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto, sei morto. Ah! Non sei morto! O sei morto? Depreda corpo, escrementi del cazzo. Allora. Se non ricordo, vaffanculo telecamera. Ricordo male. Qui cosa c'è? Un altro stronzo. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Scendiamo. E c'è una nebbiolina. Non vi preoccupate, ragazzi. Non sarà nessun boss. Credo. E infatti. Siamo arrivati a questa parte ambigua. Ah, ecco la scala. Ragazzi, non fateci caso, ma le scale non le vedo mai. Quindi. Ok. Perfetto. Allora, lì c'è un buco nel muro. Qui c'è questo. Madonna santa, quanto lo schifo. Ma poi che animale è? Non si sa. Allora, qui c'è un'altra scala. Però non so quel buco nel muro dove. Cioè, porta a qualche parte. Non ricordo perché non vorrei fare una cagata e morire. Perché, sinceramente, sono da capo, non voglio farlo.
Salve, c'è qualcuno? Ok, questo sarà. Secondo me è uno scorciatoio per sopra. Non voglio dire una stronzata, ma. Perché è una cosa abbastanza strana. Ok, continuiamo per la nostra strada. Ok, qui si scende. Stavolta l'ho vista la scala, ragazzi. Stavolta non c'è scala. Ah, la scala c'era. Porca puttana, c'era, ma stava lì. E mo? Mi butto. Buttato giù, ragazzi. Cazzo. C'è un vespone sputa qualcosa. È morto? Si è buttato giù? Presumo di sì. Allora lì. Sì. Sale. Ma noi dovremmo scendere. Già. Tocca macchia di sangue. Come sei morto, amico? Ah, è qui. Sì. Porca puttana. Allora. Scendiamo. Porca puttana, eccolo qui. Lo stronzone di merda che c'era prima. Che c'è? Una zanzara? Madonna, quanto le schifo. Zanzare del cazzo. Vaffanculo, vaffanculo. Ma qui che cazzo sono sti cosi giganti? Ma quanti cazzi ce ne stanno? Poi alla fine non ho mai capito cosa sono. Mosche giganti succhiatrici di qualcosa. Qua penso che moro. Oh merda, le zanzare. Ok, buttiamoci qua. Dai. Olè. In mezzo ai mosconi. Slalom tra i mosconi. Incredibile! Sì, qua ricordo che cos'è. Mi conviene prima uccidere questi stronzi. Porca puttana! Voi dite perché mi conviene prima uccidere questi qui? Perché... Allora, qui siamo scesi finalmente alla seconda parte della città infame, ovvero lì si va al lago di cenere. Ma questo lo farò in un video speciale. E vedremo anche il patto del drago di pietra. Affanculo zanzara. Allora, affanculo merda di zanzare puttane. Madonna, sti cosi, non Ok, qui ci conviene metterci l'anello di ferro arrugginito perché in questo fogname, non riusciremo a camminare. No, non voglio morire avvelenato. Ok, siamo avvelenati. Non fa niente, ragazzi. Noi abbiamo il nostro muschio purpureo. Allora, qui se volete potete anche farvi una piccola esplorazione perché ci sono dei cadaveri sparsi un po' dappertutto. Attenti a quelle cose giganti perché vi sganasciano. Allora, farvi un bel giretto per qua sotto. Allora, se siete umani, se non mi sbaglio, qui vi invadono anche. Vi invade un cavaliere oscuro. Uno, non so neanche il nome. Figura di merda. Non fateci caso. Io però, la cosa che vi direi qual è. Fottiamocene di esplorare per adesso e andiamo al falò. Il falò, ragazzi, è semplicissimo, semplicissimo, semplicissimo. Eccolo qui. Davvero una cagata. Voi riposate al falò. Sicura tutto. Perfettissimo. Allora, adesso vorrei tornare umano giusto per farvi vedere l'invasione del cavaliere. Sempre se non ho fatto una grandissima figura di merda. Però riavviviamo anche la fiamma. Perché il boss della città infame sarà Kilag, ovvero anche il boss che dopo che avremo ucciso, suoneremo anche la seconda campana. Quindi, allora, noi torniamo un attimo umani. Ok, yes baby, umano. Riavviviamo. Dove cazzo sta? Eccola qui. La fiammetta. Ok. Allora ragazzi, una cosa che volevo dirvi, se voi andate al falò, se camminate sempre verso l'alto, qui, ci sarà questo portoncino aperto. Ok. Se andate là... In quel bauletto ci sarà una scaglia di drago che potrà essere molto utile. Ok.
Adesso vediamo se... Ecco qui, infatti, qui possiamo anche morire. Perché, mannaggia, la miseria, sti cosi non vogliono morire proprio. Ok, allora, comunque, come stavo dicendo, se fate un giro per qua sotto, troverete un sacco di cose buone, anche il server, una spada che si trova in quella direzione. Però fate attenzione che ci sono dei vermozzi giganti che vi uccidono. Muori! Ok, allora, il boss è in quella cavernina. Quindi andiamo un attimo lì. Allora, dopo che avremo liberato il piromante, qui dovrebbe esserci Izalith. Infatti, eccola qui. Non so se si chiama Izalith, non ricordo bene. Però se ci Io, parleremo. a mere undead, I am Quelana of Izalith. Ah, I am not Izalith. offering it to you. I Ok, lead se ship ci outside. parleremo, se non sbaglio, il nostro piromante se ne andrà. Ecco Yes, of qui, course. infatti, lo spirito You should oscuro. be expected very well. Vaffanculo. Ah, Too proud to invaso. fly you. Aspetta, No cazzo. luck, Well, Eccolo lì, I but do not keep you vaffanculo. waiting much longer. Allora, questo coso qui c'ha una mannaia. Quindi fate attenzione. È abbastanza semplice, ragazzi. Infatti l'ho ucciso in 20 secondi. Però fate attenzione. Allora, vediamo un po' cosa ci ha dato. Che cazzo è? È stato scoperto. Allora, ci ha dato 8740 anime. Più umanità 1. Più umanità 3. Più mannaia. Yeah. Voglio vederla. Perché questa è la prima volta che gioco online, quindi. Non c'entra un cazzo. Voglio dire, è la prima volta che sono umano e lo uccido. Dove cazzo sta la mannaia? Eccola qui. Allora, ragazzi, Laito che abbiamo preso lì, mannaia. B forza. Buono. Laito, ragazzi, B destrezza e 300 sanguinamento. Devo aumentare la destrezza, però. A proposito, noi abbiamo 26.000 anime, quindi penso che potremmo quasi quasi salire di livello. Però allora, vi sto dicendo, se parlate con Izalith qui per terra, seduta. Se non dico stronzate, il nostro amato piromante se ne andrà. Non voglio dire scemenze, ma così ricordo, ragazzi. Che qui potremmo comprare pala di fuoco migliorata a 20.000 anime. E io la compro. E anche combustione migliorata a 5.000 anime. Questo è un ottimo affare. Attenzione che stavo per morire. Infatti, sono avvelenato. Non ci curiamo d'avvelenamento, tanto non ce ne frega niente. Allora, se io faccio evolvi, mi servono 14.000 per portarla a più 11. Yeah. No, evolvi, acquista. Allora, ragazzi, che facciamo? Acquistiamo combustione migliorata. Yeah. E io che volevo salire di livello. Allora, andiamo un attimo così ci curiamo e possiamo anche armonizzare le nostre magie. I nostri piromanzie, i nostri incantesimi. Andiamo ad armonizzare. Eccoci. Palla di fuoco migliorata. E poi ci teniamo le nostre frecce dell'anima suprema, che sono ottime. Andiamo, andiamo, andiamo. Allora, questo qui è vivo. Vaffanculo. Muori, muori. Ragazzi, siamo pronti per fare key lag? No! Speriamo che ce la facciamo. Allora, non dovrebbe essere un boss difficile, quindi non dovrebbe esserci chissà quanti problemi. Però, si sa, Dark Soul è così. Il boss più semplice lo ammazza, il più difficile non morite mai. È un paradosso, ma è vero. Guardate che un sacco di volte mi è successo, cioè non voglio dire stronzate, giusto per dirle, però. Per esempio mi è capitato che la seconda run sull'Xbox, Ornn e Smaug, le ho uccise la prima, diciamo, la prima botta e poi sono morto tipo col demone d'oro, demone capra. Quindi.
A volte. Ah, ok, parliamo un attimo di cose serie. Questi cosi non li uccidete. Vi dico semplicemente perché. Perché se li uccidete, cari amici, rilasceranno, seconda distanza, beh, rilasceranno dei vermozzi che se si attaccheranno a voi, non so come si dice perché a me non è mai successo, però l'ho sentito dire da un sacco di YouTubers, un sacco di. Ragazzi, attenzione che qui c'è anche il segno dell'evocazione, non lo sapevo. Quindi, Cannibale Mildred. Ah, quello che ho ucciso. Lo evoco. Comunque, vi sto dicendo, se uccidete quei cosi, per terra rilasceranno un sacco, ma dico un sacco, di vermozzi. E se quei vermozzi di merda vi attaccano, vi, non so, mettono delle uova nel corpo, delle uova in testa, tipo una specie di maledizione. Non so perché. E non lo voglio neanche sapere perché non mi è mai successo. E per l'unico modo per salvarsi sia con l'uovo vermifugo che vi ho fatto vedere dove si droppa col glitch, col glitch, col trucco per fare le anime nella foresta. La foresta radice oscura. Però soltanto che un consiglio che vi do, non uccideteli. Non voglio neanche sapere cosa succede dopo. Però meglio non farlo. Allora, adesso facciamo Kilag. Eccola qui. Non so se il segno di evocazione uscirà soltanto dopo averlo ucciso. Questo non lo so. Intanto vediamo che Kilag, per chi non lo sapesse, è un ibrido fra un ragnone gigante e un mostro, un troll di lava più una donna con le unghie giganti. È un boss davvero affascinante comunque. A parte la sua nudità. Da quel che vedo, senza capezzoli, quindi. Non so se l'hanno fatto per. Ok, dai. Iniziamo a fare Killag, ragazzi. Allora, lei farà un queste combo di merda, dove spruzzerà quella lava del cazzo. Voi fate attenzione, perché fa un po' di. Wow, ragazzi, facciamo 141 con la magia. Proviamo. Oh, cazzarola. Proviamo con la piromanzia. Non facciamo un cazzo. Ah, perché ho preso il culetto. Mi sbaglio o forse sto facendo un'enorme cazzata? Ragazzi, facciamo alla vecchia maniera. La sganasciamo. Sì, vabbè, vabbè, domani. Domani la uccideremo così. Da quel che ho capito, non facciamo un cazzo. E ne facciamo 141 alla volta, sempre morirà, no? Che cazzo. Allora, alla fine l'ho detto, non è un boss difficilissimo. Però quello che rompe le palle è la lava del Kaiserslautern. Eh già. Voi fate così, poi non abbiate timore. Allora, Kilag, Kilag, vatti a fare un bagno, tende la sua spada. Noi ci mettiamo qui, puff, puff, a due mani e la stroppiamo. Allora, intanto il nostro cavaliere Annibale, là, come si chiama lui, è ancora vivo, quindi. E questo ci fa un sacco di piacere. Allora, intanto Kilag è morta. Annuncio. Ok, ragazzi, anima di Kilag. E basta. Niente umanità, umanità gemelle e poi e 20.000 anime. 20.000 anime, grande. Allora, andiamo subito a suonare la campana. Ce l'ho fatta. Ah, non è stato difficilissimo, ragazzi, quindi. Non ho usato neanche il glitch per ucciderla. Voi dite quale? Ve lo faccio vedere dopo. Se non sbaglio, qui dovrebbe esserci una parete illusoria. Qui o più sotto. Se non sbaglio da queste parti. Sto facendo una figura di merda. Ah, sotto, sotto, sì. Sotto, sotto, ok. Allora. Tiriamo la leva e suoniamo la seconda campanella. Ed è finita la scuola.
Ecco qui, ragazzi, come potete vedere, la seconda campana è stata suonata e si apriranno delle porte magiche. Ecco qui vediamo un golem di ferro enorme che tira delle bellissime catenelle e tira lo sciacquone. Uno sciacquone gigante. No, si apriranno seriamente adesso le porte della fortezza di Senn, il luogo dove per la prima run di tutti i giocatori di Dark Souls sarà stata un inferno. Ovviamente senza vedere tutorial e senza vedere walkthrough di altri giocatori. Giocandola da soli è un inferno allo stato puro. Allora, ok, ragazzi, abbiamo suonato la campanella. Adesso se scendiamo giù. Sì. Olè, stavo per morire, porca puttana. Ok, se scendiamo qua sotto, dove cazzo è la parete illusoria? Ma mi dimentico sempre. Se non sbaglio dovrebbe essere questa. E infatti, eccola qui. Ok, e andiamo, mercante, con questo coso qui. Sì, noi rispondiamo sì, va bene, ok. Lui ci farà passare e ci farà andare dalla sua padrona. Dai, spostati. Questa padrona qui, eccola qui. Non parlerà. Allora, se stringiamo il patto, ve lo dico già adesso, e gli daremo 30 umanità e porteremo il patto a più 2, ci farà aprire la porta per Lost Izalith, una scorciatoia davvero, davvero importantissima. E perché vi dico anche importantissima? Perché sul ponte per andare a Lost Izalith, con la porta. Dopo che abbiamo aperto la porta con il patto con questa signorina a più 2, su quel ponte ci sarà un demone della Titanite. Una volta che l'avremo ucciso, lui ci darà la lastra di Titanite o la Titanite del demone, non ricordo, mi scordo sempre. E la cosa più bella qual è? È che se voi riposerete al falò e riandrete, lui ci sarà di nuovo. Quindi potremo potenziare le nostre spade con le anime dei Lord infinitamente. Cioè, avete capito qual è la cosa più bella? Quindi io per questo adesso stringerò il patto. E la cosa più bella è che se non sbaglio, se diamo 15 umanità, ci potenzierà, ci darà anche una piromanzia. Ah, eccola qui. Piromanzia palla fuoco del caos migliorata. E se gliene diamo altre. Adesso potenziamo anche la fiaschetta, già che ci siamo. Se gli diamo 15 umanità, ci darà. O ci potenzierà questa piromanzia qua o ce ne darà un'altra, non ricordo bene perché un po' un annetto fa più o meno l'ho fatto. Ok, quindi adesso noi possiamo uscire da qui. Ci sediamo al nostro amato falò. Vediamo se possiamo avanzare di livello. Yes. Volontà non mi serve. Allora, vediamo un poco. Vorrei fare destrezza almeno portarla a 19 e poi portarla al 20 e così potrò vedere un po' il lato come andrà. Allora, ragazzi, spero che questa puntata, ragazzi, siamo diventati beautiful. Allora, che questo capitolo vi sia stato molto d'aiuto. Allora, vi ho spiegato un po' come funziona il patto di questa signorina. Poi vi spiegherò meglio nella puntata, ancora puntata, nel capitolo precedente, successivo. E vi farò sapere, diciamo, dettagliatamente quante anime ci voglio e ciò che vi darà. E in più, se non so quel specie di trucchetto, cosa in questa edizione di Dark Souls sarà stato tolto oppure no. Penso di no, perché alla fine lui respawnava soltanto, non era un glitch né altro. E ragazzi, che dire più? Allora, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al nostro canale e al prossimo video.